Da Monterchi a Pieve e Santo Stefano, passando per Anghiari, Citerna e San Giustino. Tanti gli eventi in calendario che hanno interessato questi comuni nel corso del primo weekend di appuntamenti del Festival dei Cammini di Francesco in Alta Valle del Tevere. A Monterchi il professor Marino Niola ha fornito un'interpretazione prettamente antropologica del concetto di dono, mentre a Pieve Santo Stefano il dialogo fra Giovanna Zucconi e il professor Vittorio Lingiardi ha aperto una finestra di riflessione dal punto di vista della psicanalisi. Ad Anghiari Giovanni Scifoni con lo spettacolo Fra invece ha offerto una personalissima interpretazione di San Francesco. Pater, andarò, tornerò e te magna gloria acquisterò. Vai, figlio. Vado, padre! Vai! Sabato 1 giugno la tappa di Citerna ha visto la partecipazione del professor Stefano Zamagni, che ha sviluppato da un punto di vista prettamente economico il concetto di dono e fiducia. La giornata poi si è conclusa con lo spettacolo Rumba di e con Ascanio Celestini, che ha fornito la sua personale rappresentazione di un San Francesco ai giorni d'oggi, la vita del poverello di Assisi nell'Italia contemporanea. Sente il lebbroso e poi lo vede e gli fa schifo il lebbroso. A chiudere il primo weekend, domenica 2 giugno, gli incontri a Villa Margherini, Graziani e San Giustino sul tema delle migrazioni e della sofferenza. Come ogni anno non sono poi mancate le apprezzate escursioni organizzate dal Circolo degli Esploratori di San Sepolcro alla scoperta dei tesori naturalistici della vallata. Le quattro camminate hanno infatti registrato il tutto esaurito.